La cosa importante è che l'Italia abbia piazzato questo quarto di finale di UNL e quindi è proiettata verso la sfida tra Francia o Giappone sabato prossimo. È un'Italia che però, secondo me, dal mio punto di vista, Andrea, tu che sei un esperto, gioca un po' col freno a mano tirato. Quindi perché, secondo te? 3-0 nel primo girone con l'ingresso di Ivan Zaitsev, molto positivo. Oggi nel primo set abbiamo regalato, ma è una fan hate, quindi c'è un pathos diverso, c'è un carico diverso e soprattutto nel primo set non siamo riusciti ad essere molto sciolti, a sfruttare due occasioni punto molto importanti, troppi errori in attacco, ma soprattutto ancora Simone Giannelli non aveva la consistenza di Yuri Romano, molto bravo nell'azione di servizio, attacco di 9 metri, però ancora ci sono delle simmetrie che non hanno funzionato. Scollinato il primo set, Maurizio, abbiamo iniziato a giocare bene la nostra pallavolo. Secondo me la cosa importante è la reazione di questa Italia. E poi voglio sottolineare la prestazione di Roberto Russo. Non era facile rientrare in questo gruppo, è rientrato molto bene e da protagonista. Abbiamo bisogno di Roberto Russo anche se il reparto centrale, il tuo reparto, va abbastanza bene. 75% in attacco, 3 muri, 3 monster block, ma soprattutto l'intercambiabilità. Ed è questa una caratteristica che Ferdinando De Giorgi, il nostro coach, può mettere in campo. Entra Anzani, esce Anzani, ritorna Galassi. 2 monster block di Galassi, ottimi primi tempi. Ritroviamo quel comparto dei centrali in maniera molto solida, ma soprattutto anche solidamente la coppia Micheletto-Lavia. E la via è stata imboccata. Ci ha dato la via e noi adesso aspettiamo o la Francia o il Giappone. Intanto però siamo in semifinale di UNL a Bologna davanti a questo grande pubblico. Super Spy Kid.